Buongiorno a tutti, mi presento, sono Belotti Federica e insegno presso l'Istituto Politecnico di Grumello del Monte, insegno una materia a dir poco fantastica, meravigliosa, che è la matematica. In questa piccola rubrica, innanzitutto non sarà un caffè con, ma sarà una camomilla con. Perché? Perché il caffè mi crea alcuni piccoli disturbi, un piccolo disturbo di tachicardia e quindi direi che è meglio evitare e proseguire con una buona camomilla. Di che cosa parlerò? Parlerò di, come vi dicevo prima, la matematica è una materia fantastica, ma mi collegherò con un qualcos'altro di veramente fantastico, che è la lettura. Uno dei miei principali difetti, che mi sono dedicata poco alla lettura negli ultimi anni e in questo momento di emergenza sto riscoprendo il piacere della lettura e sto leggendo questo libro. Se ne ride chi abita i cieli di Giulio Dalla Vite, un libro fantastico che parla di un manager che ad un certo punto sta tornando dal lavoro e ha dei problemi con la macchina e quindi deve chiedere aiuto e si ferma davanti a questo grande portone in campagna di questa grande immensa abbazia e chiede aiuto a dei monaci, in particolar modo a un abate. E quindi c'è un parallelismo tra le due vite, la vite dell'abate e la vita del manager, che sembrano completamente differenti ma hanno tantissime cose in comune. Quindi c'è una riscoperta da parte del manager del mondo dei monaci. Non l'ho ancora letto tutto, quindi sono arrivata a metà, ma vorrei omaggiarvi di una piccola parte che appena ho letto, assolutamente oltre che fare riflettere a me e alla mia vita, ho pensato ad ogni singolo mio studente. A un certo punto c'è il bibliotecario di questa abbazia e parla con il manager e dice: "Anzi, una biblioteca insegna a leggere persino le matite. In che senso? Nel senso che hanno da insegnarci cinque verità nascoste", risponde il monaco. "Su di me", ribatto imbarazzato. "Su di lei, su di me, su ogni uomo. E scommetto che lei ora me le rivelerà tutte quante, giusto?" "Certamente", risponde entusiasta il monaco. Parla di queste verità. La prima verità è una matita che può fare grandi cose, ma solo se si affida a una mano che la guidi, altrimenti rimarrà chiusa e ferma in un cassetto. Parla di una semplice matita e dice: "La prima verità è che se si affida a una mano che la guida, solo se si affida, può fare grandi cose." Pensiamo quando noi facciamo un piccolo, prendo un foglio, un piccolo schizzo. Chi è che la guida la matita? La mia mano. La seconda verità è che di tanto in tanto deve fermarsi e accettare di essere temperata. Fa male perché significa perdere qualcosa di sé, ma poi potrà riprendere la sua funzione e svolgerla meglio di prima. Una matita arriva a un certo punto che bisogna temperarla. E questo movimento, nel quale io sto temperando la mia matita, perde una parte di sé, sì. Però dopo funziona molto molto meglio. La terza verità la riguarda tangenzialmente ed è che per ogni tratto sbagliato c'è una gomma che può cancellarlo. Correggere azioni o comportamenti non è negativo. Anzi, quando si ammette il proprio errore è il risultato a guadagnarci. Pensiamo. Io ho fatto uno schizzo, ho sbagliato, cosa faccio? Prendo una gomma e cancello. Cancello un errore che ho fatto, ma alla fine posso fare uno schizzo ancora più bello. Ho fatto un piccolo fiore. Fisso la matita bicolore che ho tra le mani. D'ora in avanti la guarderò con occhi diversi. La quarta verità è più introspettiva, prosegue il bibliotecario, scusate. A rendere tale una matita non sono né il legno né la forma esteriore, ma la mina, ciò che c'è dentro.
Cosa vuol dire questa matita? L'importanza non è l'aspetto esteriore, è vero, anche noi quando facciamo una scelta di una matita guardiamo anche l'aspetto esteriore, ma per la sua utilità, cos'è importante? Quello che c'è dentro, questa che è la mena. Più forte è, meno si rompe. E poi abbiamo la quinta e ultima verità, è che ogni matita ha la capacità straordinaria di lasciare segni su qualsiasi superficie, che sia liscia, ruvida, carta o mattone. Perché quel segno sia un messaggio, però, è necessaria la chiarezza, e quella solo l'uomo può aggiungerla, a patto che ricordi di essere fatto per realizzare progetti, non pasticci. Pensiamo che una matita può essere utilizzata su qualsiasi superficie, liscia, ruvida, come dice, carta o mattone. Ma cos'è che è importante? La chiarezza. Pensiamo che una matita viene utilizzata anche da dei muratori, quando devono fare dei segni per fare delle modifiche. È veramente uno strumento banale, ma quante verità racchiude una matita. Ecco, questo mi ha fatto pensare tantissimo alla mia vita in primis. Quindi, riepilogando, abbiamo queste cinque verità dove abbiamo l'affidamento, la mano che guida una matita. Anche nella nostra vita abbiamo qualcuno che ci guida e ci può essere d'aiuto. Il temperino. A volte costa fatica fare delle modifiche e quindi togliersi una parte di sé, vero, ma poi potremmo scrivere sempre meglio. La gomma, chi non commette errori nella propria vita? Io ne ho fatti tantissimi, penso anche tu forse, o chi mi sta ascoltando, ma la gomma ci permette di correggere. E poi le ultime due, la parte essenziale, che è la mina, quello che ognuno di noi ha dentro. E per finire, la chiarezza. Quindi tutti abbiamo dei progetti e per raggiungere un progetto occorre assolutamente la chiarezza. Ecco, con questo piccolo stralcio di questo libro, voglio augurarvi che ognuno di voi, chi sta ascoltando questo video, possa essere questa semplice matita, che può essere una cosa veramente, forse anche banale, ovvia, ma all'interno racchiude cinque verità. Questo è il mio augurio, che voi abbiate e trasformiate queste cinque, enfatizzate queste cinque verità. Siete, ognuno di voi è unico. Vi è la mina in ognuno di voi. Con questo chiudo, vi auguro buona giornata e una camomilla con.